Eccoci qui alla, direi, quarta forse pillola che stiamo introducendo all'interno del nostro corso sulle gestioni associate in ambito metropolitano. Avete visto che ci siamo provati a concentrare su non solo gli aspetti, diciamo, canonici di questo tema, no? Gestioni associate all'interno di un contesto che non è quello provinciale, ma è un contesto che in chiave evolutiva, appunto, definiamo metropolitano. Ma abbiamo provato a dare alcuni focus anche su alcuni ambiti un po' laterali, ma che a nostro modo di vedere rappresenta come dire, un punto di osservazione essenziale per capire quella che è sostanzialmente, come avrete capito se avete seguito il corso fino adesso, una materia totalmente in divenire, che appunto è quella che dà il nome al nostro corso. Per rendere ancora più interessante la discussione che si sta creando all'interno di questa piattaforma di formazione, abbiamo oggi il piacere di ospitare un ospite di eccezione che è il professor Filippo Barbera dell'Università di Torino, che è sociologo economico di quell'Ateneo e che da molto tempo si prova ad interrogare su una serie di questioni che attengono al modo con cui il territorio, diciamo, viene modificato, si modifica non soltanto dal punto di vista degli insediamenti economici, dei modelli economici, diciamo, propri di determinati territori, ma anche di come le istituzioni svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere questi processi di sviluppo. In particolare, negli ultimi tempi, si è concentrato molto sul tema delle aree interne, che insomma, se avete appunto seguito il corso avete capito che sono un punto di osservazione secondo noi assolutamente strategico, e ultimamente in particolare ha introdotto un punto di vista assolutamente originale che appunto finalmente mette insieme questi due termini che apparentemente non sembrerebbero avere niente a che fare l'uno con l'altro, che sono da una parte la città metropolitana, la metropoli, e dall'altra parte la montagna, che in qualche modo per molte città metropolitane italiane rappresenta una sorta di retrobottega, di parte retrostante, diciamo, della città, spesso e volentieri rimossa dall'immaginario dei pianificatori e della politica nei territori, evidentemente non sempre, diciamo, connessa agli scenari evolutivi e di sviluppo di queste appunto di quelle che oggi chiamiamo metropoli, ciò nonostante, e poi vedremo in che senso, parte integrante di questo modo di come dire, dare concretezza a una, e qua concludo questa introduzione, a una nuova figura istituzionale che sono appunto le città metropolitane, che come sapete, come abbiamo detto e ridetto, sono oggi un interessante laboratorio di diciamo institutional building che evidentemente non ha tutt'altro che concluso la sua parabola appunto di building, di costruzione, nel senso che dopo l'introduzione ex lege di qualche anno fa, evidentemente oggi in modalità molto diverse da nord a sud, da est a ovest, sono in corso di progressiva crescita. Una di queste possibili modalità ha molto a che fare con il tema della montagna. E quindi al professor Barbera, che intanto saluto e ringrazio di averci raggiunto qui questa sera, sottraendo tempo alla sua famiglia e al fatto di potersi andare a fare una passeggiata in collina, ha definito la città metromontana, e questo è il neologismo che appunto del quale mi piacerebbe parlare un po' questa sera insieme. Filippo, la città metromontana, così su due piedi, che cos'è? La città metropolitana è la città, potremmo dire. Intanto grazie per l'invito e per l'introduzione, diciamo per giustizia è corretto insomma citare il fatto che il tema città metropolitana, come dire, io lo utilizzo, non l'ho inventato, lo utilizziamo a Torino, in particolare con Antonio De Rossi e anche con Beppe De Matteis, che forse è un po' diciamo, il primo ad aver avuto questa intuizione insieme ad Antonio. Insomma, io mi sono un po' accodato più da un punto di vista, come dire, sociologico-istituzionale. La città metropolitana in Italia è la città.
Le uniche due città metropolitane che non contengono comuni montani all'interno dei propri confini amministrativi sono Milano e Venezia in Italia. Tutte le altre 12 città metropolitane hanno percentuali variabili di comuni montani o parzialmente montani dal 25 al 70%, insomma. Il passaggio dalla, diciamo, dalla provincia alla città metropolitana ha magicamente cancellato il policentrismo e la necessaria interdipendenza. I nomi sono un pezzo del potere, diceva Hobbes, no? Uno dei poteri del sovrano era il naming, il dare i nomi alle cose, un pezzo del potere. E chiamare, dire città metropolitana e dire provincia ha delle conseguenze politiche in termini cognitivi anzitutto, un'immagine che restituisce per qualcosa che nasconde, però dal punto di vista, insomma, se guardiamo le funzioni, diciamo, se guardiamo i territori dal punto di vista funzionale, delle interdipendenze, poi affronteremo questi temi con più ordine, ma dal punto di vista delle persone, anche il semplice pendolarismo e di tante altre, di tanti altri flussi, ecco, flussi e anche strutture, insomma, il policentrismo che caratterizza il nostro paese, cioè quel vantaggio di diversità che è il punto, diciamo, la visione di aree interne, no? L'Italia rugosa e ricca di policentrismo e di diversità, ecco, questa diversità ci appare in tutta la sua potenza. Guardavo prima dei dati che devo presentare tra un paio di settimane sul rapporto tra Torino e la Valle di Susa. Beh, la Valle di Susa è un pezzo di città. La Val Susa, sì, nell'area metropolitana di Torino, no? La Valle del Tav, per capirci. Certo. Dal punto di vista demografico, economico, è un pezzo di città in salita con un po' più boschi e un po' più mucche, ma è città. Cioè la città è entrata dentro la valle, no? Ecco, quindi che senso ha distinguere dal punto di vista della programmazione territoriale, della programmazione urbanistica, della politica industriale, se ce ne fosse una, delle città? Diciamo oggi questa tematica non riguarda più solo la struttura economica, ma riguarda, come accennavi tu prima, importanti asset strategici, tra cui i servizi ecosistemici, i modelli insediativi, la pianificazione delle infrastrutture di collegamento di trasporto, ma anche le infrastrutture, diciamo, sociali, le infrastrutture ambientali. Ecco. Quindi questo è un primo modo attraverso cui il policentrismo metromontano può essere affrontato. Un secondo modo è quello che è l'altro a cui accennavi, che è quello del tema aree interne. Le aree interne non sono le aree montane, sono, lo sappiamo bene, le aree lontane dai servizi di cittadinanza, no? Certo. L'idea di aree interne è che i servizi di cittadinanza debbano stare vicini alle persone. La montagna interna, da questo punto di vista, è molto diversa dalla montagna non interna. Quindi leggere il territorio avendo in mente i due assi, la montagna e aree interne, arricchisce. Perché le aree interne in salita, le aree interne montane, sono diverse dalle aree interne in pianura, così come la montagna interna è diversa dalla montagna non interna. Il tema dell'internità, per così dire, usare questa brutta parola, ma così che ci capiamo, no? La chiamiamo così, il tema dell'internità ha anche una dimensione urbana, perché ci sono aree interne urbane, cioè ci sono aree interne dentro le città, aree... E questa sarebbe l'altra chiave, no? Cominciamo a leggere le aree interne come, in Italia, fortunatamente, il tema è, come dire, non ha la stessa rilevanza che negli Stati Uniti, ma ce l'ha. Cominciamo a leggere le aree interne. Roma è piena di aree interne, per via di questa pianta urbanistica assurda, cresciuta in questo modo un po', diciamo, un po' discutibile. Quindi, scusa, assumendo questo concetto Lo sprawl urbano. Lo sprawl urbano. Non solo, ma anche, per esempio, la presenza di food deserts, quindi di conseguenza, esatto. Allora, lì il tema specchio non è quello della città metropolitana, ma è quello della città a 15 minuti, della Hidalgo, cioè pensare alla città come, come dire... come insieme di sottosistemi autocontenuti, dove l'autocontenimento è dato anche e soprattutto dalla facilità di accesso ai servizi di cittadinanza o ai beni e ai servizi, preferisco dire io, dell'economia fondamentale, cioè dei pilastri di quelle cose, ma anche materiali, che ci rendono cittadini o la cui assenza ci rende cittadini dimezzati. Allora, questa chiave di lettura
applicata alla diversità dei territori ti permette di, come dire, avere una chiave interpretativa e soprattutto di pensare che non, di nuovo non è città-montagna, ma è policentrismo, e non è città-montagna perché sono tipi di città e tipi di montagne. Sistemi urbani, Torino e le sue Alpi, hanno una certa caratteristica che è diciamo simile, diversa rispetto a sistemi di città medie circondati da montagne. Cioè cominciamo a pensare alla diversità urbana e alla diversità montana insieme e proviamo a pensare all'Italia come ha fatto la strategia Area Interne, che ci ha consegnato una nuova immagine del paese come insieme di sistemi metromontani, ma non solo metromontani, anche metrorurali. Perché parlo del caso di Torino perché è quello che conosco bene. Torino è circondata da aree verdi, rurali o a destinazione anche agricola o parchi. Ecco, pensiamo, no, alla programmazione territoriale, mettendo a valore le diverse interdipendenze che questo policentrismo montano-urbano, montano-rurale, rurale-montano, tipi di città, tipi di montagne, tipi di flussi da governare genera e determina, no? Questa è un po'. È un po' la chiave di lettura, insomma, Ti chiedo una cosa, sì. Possiamo fare un esperimento legato a un caso specifico, sì, che è quello della città che tu forse conosci meglio, che è quella in cui anche vivi quando non sei appunto in collina e così via. Torino, appunto. Nel caso di Torino, che cosa significa oggi concepirla o rileggerla o darne una rilettura in chiave metromontana? Sì. Così parlando, scusa, di un caso specifico, poi capiamo meglio cosa può voler dire anche gli altri casi. Sì. Bah, ti posso parlare di cose che stiamo facendo e che abbiamo fatto in questi anni, no? Per fare qualche esempio concreto. Beh, anzitutto, in ordine così temporale rispetto alle cose che abbiamo provato a fare, si tratterebbe di pensare a politiche, diciamo, a sostegno della domanda di montagna. La domanda di montagna è in città. I nuovi montanari e i neorurali spesso provengono dalle città e hanno piani di vita, progettualità, desideri, a volte anche risorse, a volte no, di insediarsi fuori dalla città. Pensiamo a politiche di sostegno a queste biografie, aprendo degli sportelli in città per raccogliere le domande dei nuovi montanari, cosiddetti per capirci, sostenere queste domande, profilarle, sostenerle in termini di servizi reali, brusco, in termini di servizi reali, in termini di accesso al credito, perché spesso sono persone che non hanno la terra, che quindi sono escluse dai meccanismi, diciamo, di incentivazione dei porri, insomma. E quindi ragioniamo in termini di sostegno ai flussi che dalla città possono reinsediarsi in montagna facendo, come dire, piccole attività di lavoro autonomo, di impresa, nella cosiddetta multifunzionalità complessa, insomma, no? Che va dai. Questo è un esempio. Un altro esempio è la ristrutturazione di diciamo edifici pubblici dei vuoti. Ecco, noi abbiamo i vuoti urbani, ci sono tanti vuoti montani. Ecco, pensiamo a questi vuoti montani come edifici che possono svolgere funzioni complesse metromontane. Esempio, Lanzo, Museglio, è a 1:10 dal centro di Torino, Tura, all'inizio della seconda, quindi un pezzo di area metropolitana. Noi stiamo insieme ad Antonio De Rossi. Stiamo... Che però scusa, che ha la caratteristica essenziale di poter essere raggiungibile attraverso il treno, almeno Lanzo. Sì, sì, Lanzo. Una caratteristica peculiare, certo, infrastrutture, del contesto montano metropolitano, perché non tutti hanno questa fortuna. Anzi. Non tutti, no, infatti io sto pensando alla metromontagna, poi la montagna, quella lontana. No, città, esatto, perfetto, giusto, bravo. Altre logiche che possono essere rientrare, ad esempio, nella prima azione, quella di sostegno all'imprenditorialità, perché lì non si tratta di flussi giornalieri, ieri, ma di, come dire, cambiamento dei contesti di vita. Beh, stiamo pensando insieme ad Antonio De Rossi alla ristrutturazione, a un progetto di ristrutturazione e rigenerazione di una serie di casermette che il Demanio ha dato ha donato al comune di Useglio, per farne anche diciamo edifici che ricoprono funzioni metromontane, ad esempio qualche tipo di collegamento con le istituzioni formative torinesi, Università e Politecnico, Formazione Superiore, Università e Politecnico, sia per, diciamo, aule per seminari in coda ai 1000 e più master, dottorati, scuole estive, scuole primaverili che facciamo, che spesso hanno bisogno di 2 giorni alla fine o all'inizio,
no? di raccoglimento per mettere a valore il percorso fatto. Vai in un, hai un posto d'onore da Torino che ti accoglie in un altro contesto, con, no? Con tutto quello che la montagna implica. E anche, diciamo, funzioni residenziali in termini di benefit per i dipendenti, di welfare aziendale. Si è applicato al pubblico, in questo caso università e politecnico, la nostra idea, ma dobbiamo ancora dirla ai nostri rettori, anzi io l'abbiamo accennata però con una reazione positiva, insomma, poi vedremo, ma anche rispetto al privato, pensa a tutto il welfare aziendale. Se le risorse del welfare aziendale, secondo welfare, entrassero in rotazione a sostegno di percorsi di benefici, diciamo, dalle nuove, dalle colonie per i figli, alla residenzialità per gli anziani, anche in vista del fatto che le città sono, come dire, posti assurdi dove vivere per un anziano, e sempre più assurdi, sempre più caldi. Accennavi prima, io sono scappato tutti gli anni, sono anni che a fine giugno scappo, me ne vengo qui in Valle Scrivia, tra Piemonte e Liguria, e sto 4 mesi e ho 50 anni. Quando ne avrò 70, con le previsioni di aumento delle temperature, l'effetto città in termini di calore, la mancanza di escursione termica, tutte queste aree possono diventare aree di assorbimento di un disagio di tipo sociodemografico a cui il paese sta andando incontro. Vanno attrezzate però, vanno pensate in termini di... Allora, la caratteristica, scusate, ti interrompo, la caratteristica... Sì. La caratteristica fondamentale delle città metropolitane, per come sono concepite oggi dal legislatore, è che appunto la funzione di pianificazione territoriale urbanistica sta in capo appunto a questa entità, il che significa che su base metropolitana la pianificazione può essere agita o deve essere agita, per meglio dire, alla scala metropolitana. Che significa dovrebbe, che anche diciamo che dovrebbe, sì. Da adesso, cioè dovrebbe, diciamo, da, siccome è un ente molto recente, molto giovane, gli stiamo ancora dando il beneficio dell'adolescenza, o meglio dell'infanzia, poi arriverà l'adolescenza, poi arriverà la maturità, e a quel punto capiremo se effettivamente, come dire, è lo strumento giusto per andare in questa direzione. Però è chiaro che questo genere di sfide, che anche la sfida ambientale evidentemente rappresentano, è uno dei punti fondamentali sui quali bisognerebbe andare a parare. Oggi c'è qualche possibilità, o meglio esiste qualche esempio di una città metropolitana che si sta guardando alle spalle, per così dire, e sta iniziando a immaginare scenari di sviluppo che non riguardino soltanto la sua cerchia più ristretta o comunque il contesto di pianura. Penso anche a città come Genova, che hanno una montagna molto vicina, ma così anche come Firenze, Bologna, forse un po' meno Roma per certi versi, che ha forse un contesto più metro rurale, come dicevi tu prima, ha una forte contesto Sette Colli, giusto, perfetto. Vabbè, ok, li consideravo molto, molto no basso. Guarda che è una cosa, se tu cominci a guardare da questo punto di vista non è pazzesco, è sorprendente, è una Genova, vabbè, Genova, la città metropolitana di Genova mi sembra sia il 70% di comuni montani e non montani, la metropolitana. Torino stessa ha delle percentuali, Roma è altissima, elevatissima. No, però ho capito quello che intendi dire. Esempi di pratiche che abbiano in qualche modo iniziato a ragionare in quest'ottica. Ma allora, secondo te, nuovo, a partire anche dal fatto di fare cose insieme, capito? Perché questo è un po' il tema del nostro corso. Allora, ci sono delle esperienze molto micro, anche noi a Torino le stiamo facendo, città metropolitana, su questa cosa che dicevo prima, lo sportello, questa sperimentazione che abbiamo fatto, che ci siamo inventati con una serie di attori dell'innovazione sociale, diciamo, l'Accademia delle Alte Terre, spinti un po' da quest'idea che avevamo avuto in seguito a una ricerca fatta. Abbiamo fatto un libretto che si chiama Dall'alto in basso, imprenditorialità diffusa nelle Alpi occidentali. Questo tema era emerso come uno dei temi di policy, e abbiamo provato a realizzarlo con alcune decine di migliaia di euro che avevamo, diciamo, grazie a un fondo della Compagnia di San Paolo che gestivo presso il Collegio Carlo Alberto. Abbiamo sperimentato, abbiamo avuto, diciamo, una buona reazione, ecco, poi una cosa, abbiamo avuto un'ottima reazione, cioè tante domande. Allora la città metropolitana, a questo punto di Torino, ci è venuta dietro, adesso abbiamo riattivato la convenzione con loro, quindi... Come dire, la città metropolitana è sensibile a questo tipo di temi. Il punto è che rimangono per adesso cose, come dire, un po' di nicchia, molto sperimentali. Cioè, il piano regolatore del Comune di Torino è quello che fa la differenza. Certo. I piani urbanistici sono quelli che fanno la differenza. Allora, se non arrivi a incidere lì,
Ma per quello dicevo, infatti, che bene, può diventare un ambito di sperimentazione laddove si prevedano premialità per i trasferimenti in montagna, dico per dire. Adesso però il punto è che la città metropolitana è rimasta svuota, è una macchina vuota, secondo me. Cioè, può dare degli... è questo il problema. Lo stiamo cercando di riempire, ecco, mettiamola così. Ti chiedo, guarda, una cosa abbastanza concreta. Dimmi. Abbastanza, come dire, dimmi. Fresca e attuale. La questione del turismo. Quest'estate noi, grazie o per colpa del Covid, stiamo vivendo una situazione nella quale c'è stato un profluvio di retoriche tendenti a dire che sarebbe stata l'estate nella quale tutti sarebbero andati in montagna ad Arquata Scrivia. Adesso tu sei lì, per dire, in posti come Arquata Scrivia. E in realtà è tutto da dimostrare che sarà veramente così, ma il punto è oggi, ma qua è così, è possibile immaginare una sorta di dinamica di diciamo così vasi comunicanti tali per cui i contesti urbani, quindi la parte centrale delle città metropolitane, domani possa immaginare un proprio futuro di attrattività turistica che non si basi soltanto sul centro storico densissimamente abitato della città, ma inizia a guardare verso l'esterno e verso la propria campagna o montagna. Il caso, evidentemente, ci sono casi clamorosi in Italia di città interessate dall'overtourism cosiddetto, ma come dire, in prospettiva sarà interessante capire se la montagna sarà in grado a sua volta di acquisire una attorialità, mi verrebbe da dire, una propria capacità di essere propositiva per rendersi attrattiva in quest'ottica, no? Quindi sarà una dimensione anche un po' relazionale, mi viene da dire, in cui si giocherà la possibilità degli uni di essere, come dire, utili nei confronti degli altri. Come la vedi tu sul tema del turismo in montagna, dato che se n'è tanto parlato e c'è stata anche qualche uscita che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, come quella che citavo prima, per esempio dell'architetto Boeri che ricordava quanto sarebbe stato bello andare a vivere in campagna, eccetera, eccetera. Tu come leggi, diciamo, anche criticamente questo momento storico? Allora, come sai, come gruppo Riabitare l'Italia, tra l'altro è da oggi, credo, in libreria il nostro ultimo lavoro, il manifesto per Riabitare l'Italia, cura di Domenico, di Mimmo Cersosimo e Carmine Donzelli, con una trentina di voci. Io ho scritto quella, diciamo, innovatori, su questo tema. Come gruppo Riabitare l'Italia, la nostra bandiera è il policentrismo, quindi mai pensare in termini dicotomici, la città, il borgo, no, ma il policentrismo territoriale è anche l'Italia brutta da riabitare. Questa è una cosa che ci diciamo spesso, insomma, no? Quindi, poi, ecco, io credo sia più che auspicabile che i territori interni montani diventino parte, diciamo così, dell'offerta turistica delle città, cambiando anche il modello di turismo, no? Perché l'overtourism è un problema, insomma, quindi non è sicuramente il modello. Io credo sia auspicabile. Se questo possa succedere dal punto di vista empirico, è più difficile, un po' perché la montagna ha poca voce, UNCEM fa un grande lavoro, ci sono, come dire, però è la voce politica della montagna, il peso politico della montagna sulle scelte politiche della regione, della città metropolitana, di quello che volete, sono elevatissime, anzi. Cioè il tema di voice, no? Quindi, come dire, e questo è utile in chiave regionale. Certo, in Trentino pesa la montagna, perché c'è gente che ci vive, anche in Lombardia pesa di più che in Piemonte, perché c'è un po', c'è gente che ci vive, un po' c'è anche una domanda politica chiaramente insediata nelle valli, e questo genera scambio politico e buono, no? Perché, come dire, scambio politico è una categoria analitica, no? Non, quindi no, il politico che fa qualcosa in cambio di qualcos'altro, il politico per lavoro fa qualcosa in cambio dei voti, se i voti sono concentrati territorialmente in montagna, la montagna pesa. Cioè, se c'è gente, il voto è concentrato, queste sono le due condizioni. In Piemonte conta molto poco, c'è poca gente, il voto non ha una particolare, sono liste civiche, insomma.
Quindi la quantità di territorio non basta per... Governo influisce sugli equilibri regionali. Cioè, la qua è scritto, no? C'è tanto spazio, poco peso politico, anche se il peso economico invece no, il peso economico è ragguardevole dappertutto, anche in Piemonte il peso economico della montagna non è banale, eh? Non è per niente banale, se poi guardiamo le valli industrializzate, cioè Val di Susa, come dicevamo prima, un pezzo di città, cioè pesa quasi il 40% delle aziende artigiane della città metropolitana, cioè un posto importante dal punto di vista della struttura produttiva, ecco. E quindi se certamente secondo me sarebbe auspicabile, ma più che per il turismo, io ripeto, sarebbe auspicabile pensare a modelli insediativi che giochino sull'interdipendenza città-montagna. Faccio un esempio che a me sta a cuore, che magari è un esempio assurdo, però a me, come dire, il fatto che i prezzi degli immobili di Torino sono molto molto più bassi tra città di quelli di Milano. Se tu consideri i prezzi della Torino a un'ora dal centro, cioè della Torino metropolitana, il rapporto diventa ridicolo. Cioè tu in un posto bello, in una valle, media valle montana, a un'ora e mezza dal centro di Torino ti compri una gran casa con qualche decina di migliaia di euro. Allora, perché non giocare sull'offerta immobiliare congiunta tra immobili in città e immobili in campagna per essere attrattivi rispetto, capisci, a un posto, dici guarda tu vieni qua, spendi un terzo rispetto a un altro posto, hai due case di cui una città e una in montagna dove andare a passare weekend, dove andare a rifugiarti in momenti caldi, no? Questo vorrebbe dire fare brokeraggio politico, tu hai degli asset, hai delle risorse che combinate costituiscono un vantaggio competitivo rispetto a territori vicini e che quindi ti caratterizzano in modo unico, no? Perché dici tu vieni qui e hai questa cosa che non hai da nessun'altra parte, questa roba ha una serie di conseguenze positive per te, per la tua famiglia, per la tua qualità della vita, ecco, no? Certo, in attesa di questo poter creare di brokerare, però è chiaro che non... No, dicevo, in attesa di poter creare occasioni affinché le persone vadano a vivere o tornino a vivere, sì, in questi contesti, no? Ma certo, a partire, sì, da un'offerta di lavoro, dalla creazione di occasioni di lavoro e diciamo di bacini occupazionali che oggi tendenzialmente si sono asciugati per certi versi, perché facevano riferimento ad attività che o non si svolgono più o hanno un altissimo livello di meccanizzazione, fanno riferimento a mercati ormai, diciamo, inesistenti, penso a quello del legname, che è un tema, certo, difficilissimo, quello, e così via, e andando a creare degli altri. Il tema della ricettività turistica in moltissimi contesti dove non si è mai fatta può diventare un volano di sviluppo a partire, sì, da modelli evidentemente però rigorosamente non prettamente estrattivi, cioè modelli che non è che vanno lì e mordi e fuggi e così via, ma magari puntino a persone che decidano anche di stabilirci, sì, come avete fatto poi voi col progetto che citavi prima, in cui avevate in qualche modo incentivato un ritorno dei giovani, un insediamento dei giovani nei contesti montani. Sì, quindi... Ma sì, bisogna favorire l'insediamento, cioè tutti i territori vivono e sono in grado di darsi, diciamo, un destino se sono abitati. Cioè, Bene, come dire, il tema centrale è quello area interna, se tu non ti immagini e non riesce a disegnare delle politiche, degli incentivi, delle regole che riescano a riequilibrare l'insediamento, i modelli insediativi e la demografia dei territori, non vai da nessuna parte. Quindi il tema è quello, cioè concentrare tutte le energie su quello e di conseguenza piegare l'associazionismo intercomunale, le politiche regionali, il mercato, la tecnologia, l'innovazione sociale, quello che vuoi, a quello, a riabitare l'Italia. Giusto. Sarebbe da dire. Sì, approfitto per dire che metterò tra i vari link di riferimento di questa nostra chiacchierata anche il libro Riabitare l'Italia. Ho visto che c'è anche un nuovo sito web. Che puoi mettere il sito, se abbiamo un nuovo sito dove c'è tutto. Riabitarlitalia.it, dico bene, adesso sì, lo vado a memoria, ma mi pare. Sì, sì, è quello. E ti ringrazio molto per tutte le suggestioni che ci hai dato e basta, alla prossima. Grazie mille. Buon lavoro. Ciao, grazie. Alessandro. Ciao, ciao, a tutti, ciao, grazie. Ciao.